Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Questa espressione dell'Apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi ci aiuta ad entrare nello spirito del tempo quaresimale. La Quaresima è il tempo favorevole per ritornare all'essenziale, per spogliarci di ciò che ci appesantisce, per riconciliarci con Dio, per ravvivare il fuoco dello Spirito Santo che abita nascosto tra le ceneri della nostra fragile umanità. La Quaresima è il tempo per spogliarci della pretesa di bastare a noi stessi e dalla smania di metterci al centro, di essere i primi della classe, di pensare che con le nostre sole capacità possiamo essere protagonisti della vita e trasformare il mondo che ci circonda. Questo è il tempo favorevole per convertirci, per cambiare sguardo su noi stessi, per guardarci dentro. Quante distrazioni e superficialità ci distolgono da ciò che conta, allontanandoci dal centro del cuore, scordando di abbracciare il senso del nostro essere al mondo. Inoltre, se ritorniamo alla verità di ciò che siamo e ci rendiamo conto che il nostro io non basta a se stesso, allora scopriamo di esistere solo grazie alle relazioni, quella originaria con il Signore e quelle vitali con gli altri. La cenere che oggi riceviamo sul capo ci dice che ogni presunzione di autosufficienza è falsa e che idolatrare l'io è distruttivo e ci chiude nella gabbia della solitudine.